Ciao e benvenuto in questo video tutorial del progetto Alphabetter, un progetto finanziato dal programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. Questo video è stato ideato da Claudia Pagnussat, tutor area adulti e imprese in ENAIP Veneto. In questo video tutorial ti daremo alcuni suggerimenti su come prepararti al meglio per affrontare un colloquio di lavoro. Dunque, prepararsi. È fondamentale prepararsi prima dell'appuntamento per il colloquio. Non sottovalutare questo aspetto prima di affrontare il colloquio, perché in particolare dovrai essere ben informato rispetto all'azienda per la quale ti sei candidato. E soprattutto devi scegliere anche con attenzione i vestiti da mettere e poi simulare il colloquio in separata sede. Dunque, vediamo come prepararsi. Prima di tutto, raccogli informazioni dal sito internet dell'azienda, dai canali social, dai giornali e dalla TV, perché così eviterai di farti trovare impreparato se ti vengono poste domande che riguardano l'azienda e così ti dimostrerai interessato e motivato per entrare a lavorare in quell'azienda. La scelta dell'abbigliamento. Prendi del tempo per pensare a come vestirti per andare a fare il colloquio, perché l'abito influisce sull'impressione che dai di te e quindi è vietato scegliere qualcosa a caso all'ultimo momento. L'abbigliamento deve essere in linea con il tipo di lavoro, uno stile classico, formale, ma con accessori curati. Se ti sei candidato ad un posto di addetto al servizio di pulizia, il completo con giacca e cravatta non è in linea. Scegli uno stile comunque classico e possibilmente formale. Per le donne vanno bene trucco, profumo e accessori, ma tutto scelto con gusto ed evitando gli eccessi. Simulare il colloquio. A casa devi fare delle prove. Devi fare a te stesso delle possibili domande e provare a rispondere. Devi fare delle domande specifiche, spiegare quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza, raccontare che cosa facevi nei tuoi lavori precedenti e spiegare qual è la tua formazione. Che tipo di scuola hai fatto, che tipo di istituto tecnico o professionale o universitario. Dovrai poi farti anche delle domande generiche che riguardano te, ma soprattutto la tua storia professionale, perché quando parli di te devi riferirti ad avvenimenti della tua vita lavorativa. Cosa fare il giorno del colloquio? Vediamo una lista delle cose fondamentali. La puntualità, evidenziare le tue competenze trasversali e la tua motivazione, fare le giuste domande, quindi le domande opportune, la sincerità e poi vedremo cosa non dire. E come importante la comunicazione non verbale. Puntualità e motivazione. Bisogna arrivare puntuali, né troppo in anticipo, né 30 minuti prima. Vanno bene 10 minuti prima. Preferibilmente non farti accompagnare. Se serve, è opportuno che il tuo accompagnatore aspetti fuori dalla sede dell'azienda. Fai esempi concreti delle tue competenze. E spiega perché ritieni di possederle e come le hai messe in pratica. È importante dimostrare di avere un'alta motivazione per ottenere quel posto di lavoro. La motivazione "ho bisogno di lavorare" non è sufficiente e devi sapere bene perché ti sei candidato proprio in quella azienda. Il giorno del colloquio. La puntualità, non arrivare in ritardo ma nemmeno in anticipo, spiegare le proprie competenze e la motivazione,
Le domande da fare devono essere opportune, interessanti e pertinenti alla posizione lavorativa e l'azienda. Per esempio, queste sono delle domande che tu puoi fare al tuo selezionatore. Quale sarebbe, nello specifico, la mia mansione, i miei compiti? È previsto un periodo di formazione, di affiancamento con qualcuno dello staff? Quali sono le aspettative dell'azienda rispetto a me? Potrò avere una risposta sull'esito del colloquio? Quali saranno i prossimi step, le prossime azioni da intraprendere? E che cosa potete dirmi riguardo al gruppo di lavoro in cui verrò inserito? Importantissimo in questa fase non fare mai domande sulla paga, sulle ferie e sui permessi. Vediamo la sincerità, ma anche cosa non dire. Vietato mentire, in particolare riguardo alla retribuzione precedente, riguardo alle conoscenze e alle esperienze svolte. Vediamo che cosa è importante non dire. Non sta bene criticare o lamentarsi del precedente lavoro e del precedente capo o ancora attuale, se siamo ancora in un'azienda e non l'abbiamo lasciata. È fondamentale evitare di parlare di certi difetti, anche se è il selezionatore che te lo chiede. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale dà molte più informazioni di quanto tu non pensi e nei primi minuti di un colloquio si formano le prime impressioni che poi saranno difficili da modificare e molto spesso si formano proprio dai segnali non verbali che un candidato emette. La stretta di mano, che deve essere ferma. Non incrociare le braccia perché può essere un segno di chiusura nei confronti di chi ti sta parlando. Cerca di mantenere il contatto visivo con il tuo selezionatore. Mantieni una postura composta, non solo comunica la professionalità, ma è un segno di sicurezza. Le espressioni facciali devono essere in linea con quanto si dice, altrimenti può sembrare di aver paura di dire la verità. Anche il tono della voce e il volume non sono da sottovalutare. Il tono deve essere adeguato alla formalità del colloquio e il volume né troppo alto né troppo basso. Bene, adesso sei pronto. Se segui tutte queste indicazioni, dovresti essere assolutamente pronto per affrontare il tuo prossimo colloquio di lavoro. Grazie per la tua attenzione, questo video tutorial è finito, se ti è piaciuto metti un bel like e resta aggiornato con altri contenuti del progetto Alphabetter su questa pagina YouTube del progetto.